Ma la verità non lo so con precisione di che si tratta. Un medico che ha vissuto quasi un secolo fa, però con precisione non lo so più. Questi manifesti, un medico. Nient'altro, sai? Ma Sì, insomma, non mi viene in mente. ho capito. Cioè, di quello che ho vissuto, non come guerra no, io non c'ero al mondo. Me mia madre mi fece un anno e un mese dopo la fine della guerra. Cioè, che ho vissuto, non è che ho vissuto in Canghia, roba di poco, che ti posso dire? Così ho vissuto io. Beh, che non ho vissuto niente, no, ma non è che ho vissuto un granché. Il primo terremoto del 1970, il 17 di settembre, io non lo capivo. Non ero mai sentito il terremoto, non capivo che cosa era il terremoto, eppure c'avevo una bella età. Sentì il terremoto, stavamo in cucina, e si scambiavano per marmitte, per cavello, coppine, scolapiatto, e pare che stavano suonando le campane. Mia madre diceva apri, usciamo fuori. Io invece di uscire fuori entravo dentro. Poi avevo paura, però non capivo il terremoto, non lo capivo perché non lo era mai sentito, non lo so. Poi ho sentito altri terremoto in seguito, dopo 20 anni ne ho sentito altri terremoto, allora poi ho capito che il terremoto, che mo posso dire che nessuno del pianeta, nessuno può dire io non ho paura del terremoto, questo non lo può dire nessuno, perché quello fa paura. E che posso dire? Sono altre cosette, ma in questo momento, con queste belle fanciullone che ci sono, sai com'è? Sono un po' anziano, però che significa? Pure a chi che tiene 80 anni gli piacciono fanciullette e fanciullone. Ma quello è la natura. Cioè, io vedo un film, oppuramente, che ne so, lo vedo in piazza, lo vedo nella strada, lo vedo in macchina, lo vedo in bicicletta, che ne so, fanno pure le motociclette, o lo vedo in una manifestazione, una fiera, o che ne so, un mercato, un qualsiasi cosa, no? E io guardo quella donna, ha delle belle canne, delle belle, no, canne, delle belle gambe, c'è un bel fusto, è bello il tipo come parla, è bello il tipo come guarda, cioè come sorride. Cioè, sta vedendo cosette, non è soltanto perché viene una bella femmina, è bella cicciotta, no, non è quello, anche il tipo, anche come ragiona, anche a scoprire la passione di una donna. Per esempio, se parlo della mia passione, qual è? La mia passione è quella dell'agricoltura, è quella delle ricorrenze nazionali, delle ricorrenze religiose, la lirica, il tenore, e, che ne so, i fuochi pirotecnico, anche un pochettino di cultura politica, e mi piace parlare anche di medicina, e mi piace pure capire che c'è secca la pianta, no? E vorrei capire, cioè vorrei sapere, cioè attraverso un dottore agraria, perché io da solo non lo posso fare. Grazie. Direi, direi.